dal sapore antico in Molise con la rappresentazione dei presepi viventi e con le varie manifestazioni per celebrare la nascita di Gesù, ognuna con la sua particolarità, ma tutte originali ed uniche. Nel sabato ancora tutto natalizio, Yale si propone la seconda edizione del Very Special Christmas, una manifestazione nata lo scorso anno e che ha richiamato centinaia di visitatori. Artigianato, musica, enogastronomia, arte e cultura saranno in esposizione nelle vie centrali del paese. Una mostra per mettere a nudo tutte le caratteristiche della comunità yalesese in uno dei periodi più belli dell'anno. Il Very Special Christmas di Yale è stato organizzato dal comune. A Cerce Maggiore torna Insieme nel Presepe, organizzato dal comune, dalla Proloco e dalla regione. 60 figuranti che dal 17 fino alle 22 animeranno il centro storico attraverso le quasi 20 scene che accompagneranno i visitatori a scoprire la natività allestita nella chiesa di Santa Maria della Croce. A Campobasso, 8ª edizione del Presepe Vivente che quest'anno aprirà il suo ingresso da Porta Mancina per poi svincolarsi in via Ziccardi, San Leonardo e via Cannavina. 100 figuranti che vestiranno i panni della fine anni 50 e inizi 60, riproponendo avvenimenti e personaggi caratteristici di quei tempi. Solo la natività sarà riprodotta in stile settecentesco. Spostandoci a Ceppagna c'è la prima edizione di Una luce nella notte, presepe organizzato da un gruppo di giovani in collaborazione con la parrocchia Santissimo Rosario. 80 partecipanti, 10 le scene recitate e altrettanti mestieri rivisitati, ovviamente nel centro storico del paese. Apertura alle 17 fino alle 20:30 con replica domenica. Prosegue anche il presepe di San Polo Matese, che ogni anno richiama centinaia di visitatori. Campo di Pietra invece Suoni in Campo, un calendario ricco di musica con percorsi itineranti alla scoperta delle bellezze regionali che si alterneranno tra Scapoli, Casa Calenda, Agnone ed ovviamente Campo di Pietra in piazza Rimembranza.